Buongiorno a tutti e come già vi ha detto il Presidente Vinzi, io diciamo seguo oramai un po' al di fuori per certi versi questa ricerca, quindi in realtà il mio ruolo qui oggi vuole essere quello non tanto di attore che ha contribuito, ma quello di osservatore al pari di tutti voi. E proprio a testimonianza del fatto che anche il ruolo di osservatore è un ruolo attivo, perché lascia trasparire proprio con maggiore evidenza l'utilità di questi incontri, di questi dialoghi e quindi diciamo l'importanza di discutere su questi temi, importanza che certamente è fondamentale. È fondamentale perché questo punto di osservazione ci consente di guardare ai cambiamenti, cambiamenti che ci coinvolgono ma che, l'auspicio proprio nel DNA di questi incontri, pur coinvolgendoci non ci deve travolgere, quindi diciamo l'importante è essere coinvolti ma non travolti da questi cambiamenti. E quindi guardare a quello che si va e si può ricostruire attraverso il dialogo, che come vedrete anche dalla ricerca, che cosa cerca di fare? Cerca di comporre i vari puzzle, diciamo, delle novità e di ricondurle al sistema. E questo è già un primo importante dato che ci invita a riflettere. È un sistema che noi siamo abituati a vedere come un sistema dato, invece il sistema non è più dato, il sistema va ricostruito e anche su questo quindi abbiamo un punto di meditazione importantissimo. Perché? Perché il dialogo ci deve portare a ricostruire un sistema in questi importanti cambiamenti. Il tema di fondo dal quale muove l'indagine, vediamo nelle pagine successive, parte dalla acquisizione e dalla gestione dei dati. I dati che in un mondo che si muove non sono certo destinati, come diciamo ci evoca la tradizione, a rimanere chiusi quasi in una cassaforte. E qui sorge il primo problema, seppur cambia anche il modo di intendere la sicurezza, perché sicurezza anch'essa acquista un ruolo dinamico. Sicurezza significa modalità anche di gestione e di acquisizione dei dati, quindi non un qualcosa che si va a chiudere, ma un qualcosa che attivamente bisogna costruire e gestire in un certo modo. Dati che sono, per quanto ci interessa, abbiamo detto che big data, quindi dati che in ragione del fattore moltiplicativo rappresentano una ricchezza economica, e anche questo è molto significativo perché è una ricchezza economica destinata a circolare e a potenziare in via diretta o indiretta i risultati economici di coloro che li utilizzano. Tutto questo può dare al singolo l'impressione di essere necessariamente schiacciato, e il Presidente Vinzi ci parlava di un consumatore che per molti versi, anche rispetto a questo, si può sentire deresponsabilizzato. E in effetti il consumatore si sente quasi costretto a immergersi in un sistema e, per quanto ci riguarda in questo contesto specifico, malgrado i consensi, che certe volte si ha l'impressione che siano quasi un qualcosa di apparente se non inutile, perché devo necessariamente, diciamo, per accedere a certe cose dare un consenso che, se viene inteso in questo senso, quindi questo è un primo punto di meditazione, diventa un qualche cosa assai poco incisivo sul profilo dell'effettività della tutela. Peraltro ci porta a un altro problema, perché il dato singolo diluito nella liquidità della massa che ne potenzia il valore esce dalla sfera del suo proprietario, ma non per questo se ne distacca completamente, e quindi anche questo è un fattore, diciamo, di difficoltà. È un fattore di difficoltà che, come ci dice
sempre la ricerca nella sua relazione introduttiva, ci porta a un dilemma di fondo, che è il dilemma della transizione. Dilemma della transizione che in realtà che cosa esalta? Esalta questo dilemma richiamato nella relazione introduttiva, il problema della complessità, cioè complessità che è data anche dalla necessità di coniugare passato e presente e possibilmente anche con uno sguardo al futuro. Quindi non più un qualche cosa che staticamente guarda un punto di riferimento, ma lo guarda in questa maniera complessa. Complessità, e trago sempre spunto dalla relazione introduttiva, che si coniuga necessariamente, diciamo, con la complementarietà. Che cosa significa questo? Dovendo dare uno sguardo e un'attenzione ai profili della tutela e dell'affettività della tutela, ci rendiamo conto che dobbiamo anche sotto questo aspetto superare, diciamo, i profili di tutela tradizionale che si rivolgono essenzialmente a una tutela ex post, ma dobbiamo dare importanza a tutta quella che può essere e deve essere un profilo importante, e ce lo dice ancora una volta quando ci confermiamo essenzialmente sul profilo della gestione, dell'acquisizione e della gestione dei dati. Che cosa significa questo? Che in questo sguardo alla complessità bisogna guardare anche essenzialmente ai profili di quella che sarebbe una tutela di carattere preventivo, che nella complementarietà acquista un valore fondamentale, un valore rilevante, ponendo quindi attenzione alla progettazione, alla gestione del sistema, al di là quindi della rilevanza del dato singolo. Però, vedete, la tentazione è quella di entrare nella ricerca, ma io non voglio entrare nella ricerca perché lascio questo compito essenzialmente al professor Bastani. E come vi dicevo, voglio dare un'importanza del ruolo di noi tutti, del ruolo di osservatore, perché siamo osservatori e dobbiamo passare dalla conoscenza alla consapevolezza, perché questo rappresenta il primo fondamentale strumento da utilizzare ed è la premessa indispensabile al fine di poter organizzare, al di là degli interventi normativi, forme di controllo diffuso e non subire così passivamente una concentrazione e controllo dei poteri sociali nelle mani di pochi, lasciandocela sfuggire dalle mani di noi tutti come persona che dobbiamo continuare ad averla. Vi ringrazio per l'attenzione.